Parla tifoso dell'Azzurra. Eccoci ancora una volta qui, a portarvi le ultime novità direttamente dal cuore del club. Come sempre, siamo alla costante ricerca del miglioramento, cercando di portare i migliori risultati per la nostra amata squadra. Ma prima di iniziare, non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento. Il Napoli di De Laurentiis è in movimento, preparandosi al possibile arrivo di Antonio Conte. Il presidente degli Azzurri è determinato a fare tutto il necessario per portare il famoso allenatore alla guida della squadra. Secondo quanto riferito da Il Mattino, De Laurentiis è ansioso di una risposta da Conte. Non esiste una scadenza fissa, ma il presidente è disposto ad aspettare tutto il tempo necessario. Dopo una serie di battute d'arresto negli ultimi 10 mesi, comprese le questioni relative allo stadio e al centro sportivo, De Laurentiis è pronto a fare una mossa seria per Antonio Conte. Non si tratterebbe di una trattativa banale, è come se scommettessimo tutte le nostre carte in una volta. L'offerta è stata recentemente rinnovata, dopo un precedente rifiuto a gennaio. In quell'occasione il Napoli offrì a Conte quasi 8 milioni di euro all'anno e la possibilità di rescindere il contratto senza penalità entro maggio. Allora Conte rifiutò, ma ora sta seriamente valutando la proposta. Conte è soddisfatto della sua situazione attuale, ma ha voglia di tornare in panchina. Con le opzioni in Italia in esaurimento, il Napoli ha poco tempo. L'Inter è salva con Inzaghi, mentre Roma e Milan hanno già fatto le loro scelte. Resta il Napoli, con una profonda riflessione prevista per la fine del mese. Portare Antonio Conte a Napoli sarà sicuramente una missione impegnativa. Ma De Laurentiis non è estraneo ai grandi spettacoli teatrali che accendono la passione dei fan. Allora tifosi, cosa ne pensate del possibile approdo di Antonio Conte al Napoli? Lascia le tue opinioni nei commenti qui sotto e non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale per aggiornamenti più esclusivi. Al prossimo! Forza Napoli sempre!